alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Studentessa di liceo artistico, nel 2001 superando un casting ottiene un contratto con la Elite Model Management e, all'età di 17 anni, comincia la sua carriera come modella in Argentina, lavorando anche a Miami e in Messico e divenendo testimonial di diverse case di intimo. Successivamente si iscrive al corso di Scienze della Comunicazione dell'Università di Buenos Aires, senza completare gli studi. Nel 2004 si trasferisce in Italia prendendo la residenza a Milano, dove lavora per vari marchi, tra cui Mi Sixty, Taglia 42, Iadea, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti. Il nuovo arrivo in casa De Martino è stato annunciato da una foto che comprende non solo Stefano De Martino, ma anche Belen Rodriguez e Adelaide De Martino, sorella del ballerino. Infatti, è proprio lei ad essere incinta e a lasciarsi fotografare insieme al fratello e alla cognata in un momento di allegra spensieratezza, con un selfie un po' mosso che lascia intendere l'informalità e il divertimento dell'attimo immortalato. Seppure, quindi, a nascere è un nipote, la fotografia non lascia più dubbi sulla vicinanza tra Belen e Stefano. Proprio così, è Mattia il nome scelto per il figlio di Adelaide De Martino, che sembra aver portato serenità alla famiglia. Il bambino è frutto dell'unione di Adelaide con Diego Di Domenico, produttore e manager, che diventa papà per la seconda volta dopo la nascita di una bambina da una precedente relazione. Mattia Di Domenico sarà un'aggiunta importante alla famiglia De Martino, già prima di nascere ha portato buone notizie. Grazie allo scatto con Adelaide incinta, il timore dei fans che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si stiano lasciando è stato dissipato in un attimo, vista la serenità del selfie familiare.